Sleeping Summoning Feast. Chi c'è? Chi c'è? Ciao Anna, Filippo, Antonio, Livio, ciao. Ciao Livio, grazie. Chi c'era poi? Maddalena? Sì, Maddalena finalmente mi guarda. Gianni? Sto andando indietro. Ciao Marcella. Questo è un quadro che io ho rivisitato, l'ho rivisto varie volte, ho iniziato in un modo, poi l'ho dirottato, ho ricambiato idea e adesso diciamo che ho preso una direzione, ma vediamo se la seguo, vediamo se la seguo oppure ricambio idea.
canale, i video che faccio settimanali, chiacchiero tanto, faccio una capoccia tanta, che mi rendo conto io dopo che chiacchiero tanto. Quindi recupero poi quando faccio video nello studiolo, quando dipingo. Sto zitta tutto il tempo, quindi recupero così. Se qualcuno si annoia va via, se qualcuno magari vuole sentire la musica o c'è niente da fare rimane. Anche perché mentre dipingo purtroppo io non riesco a disattivare la parte del cervello che lavora, quindi io parlo o dipingo, altrimenti poi mi distraggo, anche la preparazione del colore già di per sé un po' distrae, quindi ti porta fuori del momento magico. Quindi mi dovete scusare, però insomma. Ah, c'è Angela, Angela è insieme, è incredibile. Manca solo Maura, l'altro giorno c'era Maura. No, per oggi lo lasciamo così, poi assicuro che domani mi sveglio che ricambio idea. Questo qua, quando lo finirò, fermo, non si ferma. Eccolo qua. Questo dovrebbe essere questo. Asciuga, che era scuro uguale, se no non si asciuga niente. Intanto potrei dire che c'è la scrittina. Ciao Angela, sì, lo so che sei appena arrivata, so che sei una trottolina. Ciao Silvia. Oggi è brutto tempo, quindi non vi faccio vedere dove è che dipingo. Poi magari
quando una giornata di sole che c'è più luce, che ve lo faccio vedere più apprezzabile. Via. Non è finito, però io tante volte lo firmo prima perché intanto mi porto avanti. Com'era così? Sì. Quasi qua ci mette una parte sola a prima. Angela c'ha lo stesso modello di tavolozza mia. Quale, questo? Tanti si trovano bene con i piatti delle pizze, per me è troppo grosso, poi lo meglio con questo.
tu dici che se scorre tanto colore, dici magari quello grande è più comodo. È che poi il colore si secca pure, boh. Preferisco pure io, so quelli più piccolini. Sono rimasti brillantini. Si vede, sì. Dai che tra un po' di tempo, dopo di questi, volevo fare una cosa a gessetto grande. Un bel soggetto che da un po' che volevo fare. Più o meno la grandezza è una tavola, sì, quanto questo, 170. Una tavola così, tutto a gessetto. Poi magari mi collego quando la preparo. Alcune parti ve le faccio, alcune ve le risparmio perché sennò. Diventa pure un po' noiosetto. Ho ancora le prime mani, eh. Più grande la tela, più ci vuole per lavorarci. Che dice Angela? Se avanza colore li copro con foglio di alluminio. Fino a sì, pure col foglio trasparente. Sì. Sì, olio, certo. Ciao Elena. Sì, si possono coprire, però non so perché, ma quassù forse sarà perché pure è molto asciutta, l'aria calda, mi rimangono proprio un po' di giorni, però tante volte io magari vengo su dopo una settimana e dopo una settimana pure se ricopri ci rimane poco. Ah, io di solito ci metto, cioè due pettini, li metto così, aspetta, li metto così uno dopo l'altro e li metto via. Non tengono, ogni tanto fa la pellicolina, però magari se uno dà fastidio la toglie. Invece col gessetto è tutta un'altra cosa, col gessetto vai tatta diretto. Passiamo a far fondotinta.
cominciamo a coprire, tanto poi dopo ci dobbiamo tornare. Angela dice, beh, una settimana no, ovviamente, e certo, dopo una settimana si secca pure. Dove lavora? Ah, sì, dove lavori te, umido, perché io vado sopra, vado in alto, tu vai in basso, tu vai giù di sotto. Sì, resisteranno, sì, qua sto sto in soffitta, quindi l'aria è secca, calda, d'estate soprattutto, e quindi non so, forse sarà pure per quello che durano un po' di meno. Ciao Rosa, ah, ciao Alessandro. Volete sapere che sto a fare adesso? Ho reincarnato, come lo faccio? Visto che ci siamo.
Tu stai in cantina. Angela, ma stai in diretta dalla cantina? Io sto in cantina, sì, a dipingere, ma adesso in questo preciso istante, dove sei? In cantina? Fai la diretta pure tu, collegati. Ecco il mio, si vede il mio fondotinta. Lo faccio con ocra bianco, una puntina di rosso magenta e nelle parti scure terra di Siena bruciata. Quando sono un po' più scure, terra d'ombra bruciata. Però diciamo la base del mio mascara, del mio fondotinta, come lo chiamo io, è ocra bianco e una puntina di magenta. Poi dopo si scurisce, si schiarisce. C'è chi lo fa così, chi lo fa cosà, io lo faccio così. Sicuramente non lo compro già fatto, quella è una cosa proprio, vendono i colori proprio nel tubetto, colore incarnato, quella è una cosa che assolutamente sconsiglio, anche perché non ha senso. Poi ci si può mettere dopo, quando devi sistemare, un po' di verde, un po' di blu, un po' di rosso, arancione. Questo intanto si fa, poi si sistema. In più io non uso il nero, molto usano il nero, io mi piace, che poi rimane un effetto sull'incarnato un po' da morte. Poi dipende, se devi far morte allora lo usi, ma se non devi fare morte. Angela che dice quasi quasi me ne vado a pittà anch'io. No, mi dispiace se te ne vai, però mi fa piacere se vai a pittà. C'è Giorgina. Ciao Giorgina, grazie. Raffaella, grazie, buon lavoro, mi dice. Ci divertiamo un po'. Angela, di la verità che ti ho fatto venire voglia di pittà. Si è interrotta la trasmissione.
Maddalena dice che sente, boh, io vedo che va tutto bene, Maddalena. Ciao Pina. Ma no, io sto qua. Oggi sono riuscita a rispettare i tempi, eh? Avevo detto che venivo su a pittà, nessuno mi ha fatto arrabbiare e ci sono riuscita. Di solito succede sempre qualcosa, invece oggi andiamo a scurire un po' col terra d'ombra bruciata. La prima mano, no, la seconda questa, però proprio una delle prime, non è che... Ah, questo era quello quasi finito. Sta qui. No, lo prendo da qua, no, così lo finiamo. Thank you.
mentre pulisco i pennelli. Ah, c'è Nina. Ah, Nina, ma non stai alla mostra? Io penso che passo domani alla mostra a Mentana, alla Galleria Borghese. C'è una mostra che hanno organizzato la Galleria Nuova Arcadia di Ciabatti con un'associazione, adesso non ricordo il nome, sempre, e hanno organizzato una bella mostra alla Galleria Borghese di Mentana. Io ci vado domani pomeriggio, oggi pomeriggio sto di guardia, sto di turno a casa, quindi domani pomeriggio vado a dare un'occhiata, poi domenica se ce la faccio vado al finissocio. E a Nina so che partecipava, proprio dove sta qui. Ciao Roberto. Si inizia dopo la mostra? Aspetta Nina, perché mi dice altro? Ah, non ci stavi? Ah, scusa, allora ho confuso, ero sicura che ci stavi. Infatti ho detto com'è, se lo dico com'è che sta qua, che è successo. Ero convinta. Eppure io infatti, perché non avevo nuove cose da portare, quindi... Infatti... Ma tutto in corso, tutto in corso d'opera, non ho quasi portato sempre le stesse cose, non mi pareva a caso. Stesso posto, le stesse cose, non c'ha senso. Se no, è una bella mostriciattola. Anina, falle pure tu le dirette da Nardoni, se ce la fai, ti colleghi direttamente in accademia. A parte che mo' è finito l'anno, non so se continuate ad andarci adesso. Vado a rispondere, boh, c'è qualcuno che mi chiama. Pronto? Sì. Sì, sono io, arrivato. Vabbè, ho finito prima la pelle. Grazie. Avete finito da, sì, da 2 settimane penso, da quando avete fatto la mostra di fine anno. Infatti, quando avete fatto la mostra Galleria Borghese a Fonte Nuova. A Fonte Nuova c'avevo un'altra mostra in quei giorni, che poi alla fine all'ultimo l'hanno rimandata, perché sennò venivo là.
e quindi alla fine non sono venuta né là e né dall'altra parte. Però me ne fanno tante. Thank you.
dovete mettere il campanello, perché se no io mi metto lì per un'ora e manco. Eh sì, Annina, ora vorresti solo dipingere fino a perderti, ma c'è tutta l'estate, approfittane. Ciao Michele.
lo mette sul diario e dal sito lo fa vedere bene. Solo che c'ho un piccolo problemino, perché siccome che quando le teglie non sono con la struttura buona di legno dietro, se non ci passi il trattamento non c'è problema, ma se ci passi il trattamento come ho fatto in questo caso, praticamente si storce, perché passandoci il trattamento che è umido, l'umidità storce la tela. Vedete come l'ha un po' girata? Quindi finita mi toccherà fissarla con qualcosa dietro, fare una cornice in modo che si raddrizza la tela, se no così senza cornice come lo volevo lasciare io, vista la grandezza non mi ammalo, fa pure la cornice, però sono costretta a fargli comunque qualcosa che la ridrizzi. Vedete il mio tavolino di colori tutto disordinato, il mio biglietto. Allora ho ripreso questo perché quell'altro non posso più andare avanti, vediamo con questo. Ciao Gigi! Ah sì, no, quello sai che è vecchio quello, Annina. Quello è un... se fa, non è adesso che insomma preme sulla tela, quella è una cosa che si è fatta un po' di tempo fa. Poi lo sistemerò a bagno un po' dietro, tanto ormai si è...